Benvenuti amici, approfondiamo un po' come sono fatti i processori. Tra le caratteristiche fondamentali che definiscono le prestazioni di una CPU ci sono il numero di core, la frequenza di funzionamento e la memoria cache. Un core può essere definito come il cervello della CPU ed è composto da tutte quelle unità che sono necessarie per effettuare i vari calcoli che i software richiedono alla CPU. Esistono CPU single core, quindi con un unico cervello, ma oggi sono molto più comuni le CPU definite multicore, cioè con più cervelli. In base al numero di core queste cambiano nome, quindi se un processore ha due core viene definito dual core e così quad core per 4, octa core per 8, hexa core per 6 e via discorrendo. Solitamente il numero di core è pari, però esistono anche alcune eccezioni con core dispari. Più core sono disponibili, tecnicamente maggiori sono le prestazioni che quella CPU è in grado di fornire, tuttavia non è una regola. Infatti solo ed esclusivamente se le varie applicazioni, i software, i giochi e tutto il resto che fate con il computer sono ottimizzate per utilizzare più core, allora riescono a scalare le prestazioni. Oggi molti software riescono a utilizzare più core, però difficilmente riescono a sfruttare tutti quelli a disposizione. Due o quattro core utilizzati contemporaneamente è solitamente la normalità di oggi. Avere applicazioni che ad esempio utilizzano 8 core è molto sporadico e lo stesso vale per i videogiochi. Se un'applicazione è fatta per utilizzare un solo core, quindi non è ottimizzata per il multicore, utilizzare una CPU single core o una con 8 o anche più core purtroppo non vi farà nessuna differenza in termini di prestazioni. In questo contesto entra in gioco il secondo parametro, cioè la velocità di clock. È espressa in megahertz o gigahertz e definisce la velocità a cui lavora la CPU. In pratica, maggiore è questo parametro, quindi maggiore la velocità, più alti sono i gigahertz, più operazioni quel processore riesce a fare in un determinato lasso di tempo. Incrociamo quindi questi due fattori, quindi la quantità di core, la quantità di cervelli e la velocità a cui questi cervelli funzionano, e abbiamo che un processore più core ha e più velocemente questi core funzionano, allora maggiori saranno le prestazioni. Tutto questo è vero però solo in condizioni ideali. Immaginiamo ad esempio di avere due processori, uno con un core e l'altro con due core, entrambi funzionanti alla stessa velocità. Se utilizziamo una applicazione ottimizzata per utilizzare più core, almeno due in questo caso, allora sicuramente con il processore con due core avremo il doppio delle prestazioni rispetto al processore single core. Se aggiungiamo che la seconda CPU, quella con due core, lavora anche a una frequenza superiore, magari doppia rispetto a quella della prima CPU, allora avremo un ulteriore incremento di prestazioni. Tuttavia, se dobbiamo considerare questi due parametri uno rispetto all'altro, cioè la quantità di core e la velocità, la frequenza in gigahertz, possiamo dire che solitamente il numero di core maggiore porta benefici più alti rispetto a una frequenza di lavoro superiore. Questo significa che spesso si può avere una CPU con più core a confronto di un'altra CPU che magari lavora anche a frequenza più elevata, ma i maggiori benefici si avranno dal numero di cervelli maggiore. Questa però è solamente una parte della storia, perché ci sono anche altri fattori che concorrono nel creare, nell'offrire maggiori prestazioni. Quindi abbiamo i clock, abbiamo la frequenza, ma c'è anche la memoria cache e soprattutto l'architettura della CPU che può fare grande differenza. Ma questo lo vedremo in un altro video. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se avete qualche dubbio parliamone qui sotto, ovviamente iscrivetevi al canale e noi ci vediamo negli altri video. Ciao!